Sto ancora in pigiama per questo post gara. Dopo uscirà il post qualifiche di MotoGP e il post gara stasera. E chi lo sa, forse anche la Formula E di Roma. Ma fatto sta, qua in volata inquadrano George Russell. Se non ho visto male, Lewis, no, no, è George Russell che vuole andare a cercare di prendere Perez perché si è preso un gap da Hamilton. E al terzo posto George Russell. Intanto cambio gomme per Fernando Alonso che ha avuto qualche problema. E ragazzi, c'è Charles Leclerc a 20 secondi da Sergio Perez. Deve fare adesso di tutto Leclerc per tenere questa posizione. Verstappen è out. Out Verstappen ancora. Problemi in casa Red Bull. E purtroppo anche Sainz out. Ho pensato male perché subito, cacchio, perdiamo per il costruttore. Abbiamo perso anche noi perché potevamo guadagnare ancora di più. Ma va bene così. E c'è Albon. Ragazzi, che Albon ha fatto una prestazione. Sta facendo una prestazione clamorosa. E adesso al settimo posto non ha cambiato le gomme. Intanto Valtteri Bottas ha guadagnato la posizione per un bloccaggio di Pierre Gasly. Adesso è nono. Ma Albon ha fatto una gara sensazionale per quanto mi riguarda. E adesso c'è qua Charles Leclerc che sta per andare a doppiare, se non ho visto male, Pierre Gasly, può essere? No, no, Yuki Tsunoda, perché ha appena doppiato la Williams, che è di Latifi. Alonso adesso si trova in ultima posizione, davanti solamente ai ritirati Verstappen, Vettel e Sainz. Ma a noi interessa ora come ora Charles Leclerc, 3 giri alla fine di questo fantasmagorico Gran Premio d'Australia. E adesso, andando a vedere la classifica, anche aggiornando con il pit stop, perché Albon lo deve fare il pit, perché io mi ricordo che fosse partito con la hard, oppure ha fatto la strategia alla Stroll fermandosi, ma non mi sembra, perché Stroll ha fatto soprattutto con la strategia un'ottima gara. Gli hanno dato una penalità per un contatto con Valtteri Bottas, assolutamente, perché non c'era, perché c'era il contatto ma non c'era la penalità per quanto mi riguarda. E Albon non mi ricordo se ha fatto il pit, ma mi sembra di no. Gli hanno dato 5 secondi a George Lance Stroll, già protagonista questo weekend, già l'avevamo penalizzato con 3 posizioni sulla griglia di partenza, reputato il responsabile, il carnefice dell'incidente con Nicolas Latifi. Ma adesso qua 56 su 58, Perez 20 secondi e 0, 53 da Charles Leclerc. E Albon, infatti, Albon non ha mai cambiato le gomme, infatti non mi ricordavo male, è un suo stupido. Mi sa che allora deve rientrare, perché se no lo squalificherebbero, non ha usato la doppia mescola e quindi va squalificato Albon. Rip per Albon, 2 squalifiche in un weekend pazzesco, perché già l'avevano squalificato dalle qualifiche perché ha avuto troppa poca benzina dopo le qualifiche. E qua infatti Albon non si è mai fermato, deve fermarsi adesso, perché se no andrà a finire male, ragazzi. Andrà a finire con una bella bandiera nera sventolata. Inquadrato adesso Charles Leclerc, 57 su 58. Charles Leclerc vuole andare a prendersi la seconda vittoria stagionale su 3 Gran Premi. Una Ferrari fino ad ora abbastanza molto, molto competitiva, che può contrastare il dominio Red Bull, che si prestava a vedere. Oggi grandi miglioramenti in Mercedes, terza e quarta. Tutte le motorizzate Mercedes hanno avuto un miglioramento, anche le McLaren che sono attualmente in quinta e sesta, quindi prendono 18 punti da Norris e Ricciardo. Intanto qua, eccolo qua, Alexander Albon deve andare a fare il pit, perché sennò sarà ufficialmente, giustamente, squalificato. E non so dove rientrerebbe, forse, non dico in zona punti, ma quasi, perché i distacchi dietro a Stroll non penso, forse davanti a Guan Yu Zhou. Secondo me davanti a Guan Yu Zhou. E intanto che qua è final lap per Charles Leclerc, che inizia adesso con il doppiaggio di Kevin Magnussen in 14esima, 15esimo Tsunoda, 16esimo Latifi, 17esimo Alonso. E deve entrare ora Alexander Albon. Deve rientrare perché sennò verrà squalificato per non aver utilizzato almeno un'altra mescola, suppongo, metterà la soft, perché magari si potrebbe trovare Guan Yu Zhou davanti
e quindi andrà subito aggressivo. Spero gli dica un box box, perché se no non farà niente, ragazzi. Albon verrà squalificato e arriverà ultimo, bandiera nera, giustamente. Perez chiede qualcosa ai propri meccanici, ma fatto sta che adesso bandiera blu, perché c'è Charles Leclerc che vuole andare a vincere, a prendersi di forza, ultime curve per Charles Leclerc. Andiamo a vedere. Eccolo qua, Charles. Intanto pit per Alexander Albon. Charles Leclerc. Ultima curva per Charles Leclerc. No, no, questa era la penultima. Adesso c'è la penultima curva. Charles Leclerc si prende di forza il Gran Premio d'Australia. Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Australia. Secondo, dietro Perez. Si prende la Ferrari di forza. La seconda vittoria stagionale. 26 punti. Il predestinato, come lo chiama Vanzini, 1.20, 260, giro veloce. E allora Charles Leclerc vince il Gran Premio dell'Australia. Perez secondo, Russell terzo, quarto, abbastanza sconfitto Hamilton, quinto Norris, sesto Ricciardo, settimo Con, ottavo Bottas, nono Gasly, e forse i primi punti stagionali per la Williams di Alexander Albon, imparata praticamente insieme. Viene applaudito da tutti Daniel Ricciardo nel suo Gran Premio casalingo, che adesso vanno sulla bandiera a scacchi Lando Norris prima e Ricciardo poi. E adesso arriverà Ocon, arriverà un ottimo Valtteri Bottas, che ha fatto un'ottima gara. Oh, mi ha sembrato problemi per qualcosa. No, era la Ferrari che si ha semplicemente rallentato. Non c'è stata ieri la squalifica e quindi è potuta partire alla prima posizione. Race winner, Charles Leclerc. Sconfitto Perez in una missione impossibile. Albon decimo, arriva a punti, primi punti stagionali per la Williams, che arriva decima davanti all'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, di Stroll, che forse retrocederà in tredicesima, non so quanto, perché gli hanno dato i 5 secondi, quattordicesimo, c'è Magnussen, tredicesimo Schumacher, quindicesimo Tsunoda, sedicesimo Nicolas Latifi, diciassettesimo Alonso, e out Max Verstappen, Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Parata anche qua fuori dal balcone per il Gran Premio dell'Australia. Mamma mia! Charles Leclerc vince, ricordiamolo, il Gran Premio dell'Australia del 2022. Dopo 2 anni di assenza, ritorna il Gran Premio e ritorna a bomba la Ferrari. E si ritorna a vincere questo Gran Premio dopo il 2017-2018. Una gara in cui Vettel partì in una terzo, nell'altra mi sembra secondo, e vinse il Gran Premio dell'Australia. Ferrari molto competitiva, ma non ci illudiamo, è solo il terzo Gran Premio. Ci vedremo tra 2 domeniche a Imola.